avuto una grande fortuna con i clienti, siccome ho fatto un lavoro sempre molto architettonico, geometrico, non ho fatto il bel vestito solo, allora erano attratte le clienti che avevano molta personalità. La prima grande cliente importante è stata la principessa Pallavicini e poi sono arrivate tutte, la signora Nasi Agnelli da Torino, poi è arrivata la Levi Montalcini, perché io sapevo che lei prendeva il Nobel. Allora gli feci un disegno, come la pensavo, ho visto la sua fotografia, avevo visto piccolina, magra magra, capelli bianchi, intelligentissima, fortissima di carattere. Gli fece un vestito di velluto a tre colori e mi azzardai, gli feci in prova una piccola coda così di un... e lei mi disse no, io la coda non la porto. Dice, la prima volta che porto un abito lungo oppure mi fa la coda. Io, senta, lei si alza, è l'unica donna che prende il Nobel. Gli altri sono tutti gli uomini in frac, perciò lei si alza, deve essere come una regina. E disse, bene, porterò questa coda, poi la chiamo al telefono se mi succede qualche cosa. E da allora lei, quando è morta, aveva, pensi, 47 miei vestiti. Era diventata ambiziosa. E la Mangano ha avuto un'occasione strana, pensi che volevo tanto vestire la Mangano, che era l'unica attrice che non riuscivo a vestire, perché lei era molto fedele ai suoi... E invece mi arriva una telefonata del nipote di Rossellini, Franco, che mi disse, guardi, Pasolini la vuole incontrare per un film. Arrivò. Io ero talmente emozionato che mi spiegò il film, ma non gli chiesi chi erano gli attori che dovevo vestire, perché ero così felice di conoscere lui. Poi mi disse, vengo, tra un giorno o due gli porto la scaletta delle scene, così lei si regola come deve vestire l'attrice. Viene dopo due giorni e gli chiesi, ma chi devo vestire? E mi disse, Silvana Mango. È stata, credo, la donna più bella con vestito, educatissima, infatti siamo diventati amici. E mi ha molto, come posso dire, condizionato, perché io non ho voluto vestire più nessun'altra attrice.